Ciao, sono Christian Lenzi e sono attualmente un volontario presso il santuario di primati al Monkeland in Sudafrica. Oggi volevo presentarvi questa specie, i vervet, ovvero anche cercopite civerdi. Sono una specie che si trova solamente in Africa e sono gli unici autoctoni all'interno del santuario. Sono molto famosi perché possiedono una serie di comportamenti simili a quelli umani, inoltre sono una specie che soffre di ipertensione, di ansia, attacchi d'ansia e tematiche legate alle dipendenze dall'alcol e dalle droghe. Per questo sono molto studiati. Una particolarità è la presenza in questa specie di richiami di allarme personalizzati per ogni tipo di animale presente nell'ambiente. Quindi, ad esempio, se c'è un predatore nell'aria, c'è un richiamo particolare per l'uccello, c'è un richiamo per la presenza di serpenti, o ad esempio di felini o di babuini, quindi riescono a riconoscere la presenza di un predatore o di un altro animale presente nell'ambiente solo tramite il richiamo, un richiamo di allarme. I vervet sono animali particolarmente sociali, vivono in gruppi che possono essere grandi tra i 10 e i 50 individui e sono molto particolari perché utilizzano un sistema di allomothering, ovvero le madri gestiscono i piccoli anche di altre madri. Quindi questo può essere utile sia alle neomamme, che possono avere il tempo di in qualche modo dare luce ad altri piccoli, e sia alle giovani madri che possono fare esperienza. I maschi presentano dei testicoli particolarmente colorati, in particolare blu, e questo serve proprio per richiamare le femmine per l'atto riproduttivo. I cercopite civerdi sono in grado di riconoscersi singolarmente, inoltre solo guardando un piccolo sanno qual è la madre, e quindi possono in qualche modo ricondurlo a lei in caso fosse in pericolo. Per oggi è tutto, vi aspettiamo nel prossimo video e per la prossima specie. Ciao!